Di Cilento Channel, ben trovati. Continua l'appuntamento con Comune 4.0, per eh, approfondire quelli che sono gli argomenti politici nel nostro territorio. E oggi lo facciamo con Domenico Di Luccia, ex assessore del comune di Castellabate, Ben trovato domenico. Buonasera a te, direttore. Grazie per avermi dato la possibilità di essere qui e grazie soprattutto per l'invito. Grazie. Dunque, Domenico Di Luccia, una storia politica alle tue spalle, dobbiamo dire. Allora cominciamo subito a far conoscere magari per coloro che ci seguono anche in tutta Italia, perché Domenico sicuramente tu saprai che noi trasmettiamo in Smart TV, quindi certo. con questa nuova tecnologia possono seguirci ovunque nel mondo. Eh, a livello territoriale ti conoscono, però raccontiamo un poco ecco, la tua esperienza politica, quando hai cominciato e poi andiamo nel dettaglio per parlare della eh, prossima campagna elettorale certo. già cominciata a Castellavate ormai da qualche mese perché come sapete eh, nel 2021 si dovrà eleggere il nuovo primo cittadino. Allora, quando... allora la mia campagna, la mia esperienza politica in politica inizia relativamente da lontano. Eh, parliamo ormai circa da 14 anni che sono amministratore del comune di Castellabate e è stata una scommessa perché ovviamente eh, l'impegno, la costanza, la presenza su, sul territorio è stata notevole e la passione, l'amore la verso il territorio si è intensificata di giorno in giorno. Io l'ho vissuta come una missione, ho detto qualche giorno fa in un manifesto pubblico che ho affisso sui muri del mio territorio eh, di aver intrapreso l'attività politica, la mia azione politica con una presenza costante sul territorio. Fatta di concretezza, di presenza fisica sul territorio e quindi di sensibilità verso quelli che sono i problemi reali della collettività che si è chiamata ad amministrare. Quindi è stato un gioco di, diciamo così, di un intreccio tra passione, eh, interesse verso quello che eh, ti portava a crescere, vedere crescere il proprio territorio e quindi una presenza diciamo così, eh, entusiasmante. L'ho fatto sempre con passione, con costanza e un forte senso di appartenenza alla terra che ci ha visto nascere, quindi per amministrare il proprio territorio, secondo il mio modesto giudizio. È importante viverlo appieno e quindi sentirlo proprio come la propria abitazione, come la propria famiglia, come la propria terra. E quindi solo così si riesce effettivamente a sentirlo proprio e a fare le cose con passione, con entusiasmo e soprattutto costanza perché l'azione politica. Su un territorio è bella quando viene fatta con costanza. L'attività politica, l'azione di un amministratore locale, soprattutto locale, perché non parliamo di un politico eh, di un ente sovracomunale, ma stiamo parlando di un amministratore locale. La presenza dell'amministratore locale è importante sul territorio perché dà sicurezza, dà tranquillità al cittadino e poi, diciamoci la verità, si instaura un rapporto di fiducia, un rapporto di empatia tra il cittadino e il, la, il politico che viene eletto ed è chiamato ad amministrare quel territorio. E Domenico, eh, quali sono stati i temi che tu hai trattato durante i tuoi assessorati? Raccontaci un po'. Eh, mi sono occupato sempre ed esclusivamente di ambiente, di igiene urbana e i risultati che ho collezionato, i risultati positivi eh, che ho collezionato nell'attività di assessore sono sotto gli occhi di tutti. Eh, siamo riusciti ad organizzare un ciclo di, della, della raccolta differenziata che oggi vede Castellabate sfiorare l'80% di raccolta differenziata. E questo richiede un duro lavoro, una, una programmazione, una pianificazione di tutti gli interventi che si devono mettere in campo. E ovviamente come ci siamo arrivati a questo risultato così importante, così importante per il territorio, che determina poi uno sviluppo turistico del territorio. Ci siamo arrivati eh, mettendo eh, da parte quelle che erano appunto le criticità che si verificavano di, in anno in anno e cercando poi l'anno successivo di migliorare. Quei servizi che appunto erano da migliorare, erano da intensificare, erano da, appunto, da eh, dotare di una maggiore presenza anche fisica dal punto di vista della, della, della presenza fisica delle, delle persone. E quindi ogni anno abbiamo aggiunto un tassello a questa crescita, diciamo così, rivoluzione ambientale, l'ho chiamata sempre, e ci ha consentito di raggiungere un risultato stratosferico, l'80% di raccolta differenziata, che significa appunto eh, una grande visibilità in termini ambientali del nostro territorio. Ciò ci ha, ci ha permesso di ricevere, questo è il quarto anno consecutivo, le cinque vele di Lega Ambiente. Oggi Castellabate con orgoglio fa sventolare in ogni angolo della propria terra le cinque vele di Lega Ambiente, che è il più grande riconoscimento ambientale che si attribuisce ad un territorio. Ma non sono solo quelli i, i successi ottenuti in termini ambientali. Abbiamo intensificato sul territorio, ad esempio, le, le casette dell'acqua. Oggi Castellabate è, un, è il primo comune, lo posso dire con orgoglio, ad avere la presenza sul territorio di questa importante infrastruttura. Cosa ci consente di fare? Di ridurre l'elemento più inquinante che esiste sulla superficie terrestre che è la plastica e quindi oggi in tutte le frazioni del comune sono presenti le cassette dell'acqua per la distribuzione alle, alle, alle singole utenze. Abbiamo guardato anche al risvolto occupazionale, oggi sono tantissimi i giovani del territorio che sono impegnati lavorativamente nel campo ambientale e quindi Raccolta differenziata non significa solamente collezionare il 75-80% di raccolta differenziata, ma significa guardare anche il risvolto occupazionale che consente ai, ai numerosi giovani del territorio di avere un, 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 un lavoro, un impiego nel settore ambientale. Abbiamo fatto tantissimo, tante sono le iniziative, le iniziative di sensibilizzazione ambientale, le campagne di sensibilizzazione che abbiamo fatto con le scuole, con i cittadini, le associazioni, le campagne di sensibilizzazione rivolte alla pulizia delle spiagge, al nostro territorio, alla pulizia dell'ISO, sono tantissime le iniziative che abbiamo fatto nel corso di questi anni per poi arrivare alla realizzazione ex novo in toto di tutte le aree verdi del comune di Castellabate. Oggi è innegabile, basta fare una, un giro, una passeggiata sul territorio di Castellabate e rendersi conto dell'importanza delle aree verdi nel territorio di Castellabate. Oggi Castellabate con orgoglio può dire di avere un territorio che è simile ad un giardino in tutte le aree verdi del comune. Quindi con orgoglio oggi Castellabate rivendica... Sul, sul tema ambientale grandi risultati e questo è il frutto di un duro lavoro mio soprattutto ma di una squadra che ho saputo creare in maniera come, come dire, in maniera sinergica in maniera entusiasmante cercando di coinvolgere tutti dal primo all'ultimo perché solo così si cerca e si realizzano grandi, grandi cose in questo te ne devo dare atto assolutamente Domenico perché ricordo tanti anni fa io eh, usavo insomma, andare al mare nella zona, mi sembra, del lago, quindi quando attraversavo la strada di Alano vedevo purtroppo sulla strada, soprattutto in estate, eh, cumuli di rifiuti che eh, non erano belli da vedere, infatti sì, è eh, vero. negli ultimi tempi poi devo dire assolutamente pulita, quindi eh, complimenti. E non lo dico perché sono di parte, eh, lo sapete cari telespettatori, per me... Insomma, al di là del fatto che sono tutti amici a Castellabate, ma eh, dobbiamo riconoscere poi i meriti a chi assolutamente se li guadagna. Eh, e poi, per non parlare della, delle case dell'acqua, della, della zona eh, verde che tu hai creato, delle varie zone, zone verdi che tu hai creato, della dell'isola ecologica. Cioè, certo, dimenticavo l'isola ecologica. È esatto, una strategia che mi è rimasta molto impressa perché con un bonus, con dei premi ai cittadini, Domenico ha davvero innescato un meccanismo virtuoso certo. eh, e quindi complimenti. Ma veniamo ecco ai temi adesso di attualità. Lo abbiamo conosciuto, naturalmente. Eh, in breve tempo, perché non è che abbiamo così tanto tempo per far capire anche tutte le realizzazioni che ha fatto, poi noi come Cilento Channel dobbiamo dire che abbiamo documentato eh, tanto sulla sua attività, soprattutto sulla pulizia delle spiagge, eh, eh, se non ricordo bene l'evento si chiamava Operazione, Operazione Spiagge Pulite, spiagge Pulite un, un, un titolo quasi da film e quindi eh, mi piacque già da subito questa iniziativa e devo dire che poi con le scuole, quindi la sensibilizzazione certo. verso le scuole, davvero hanno centrato, secondo me, l'obiettivo eh, nel comune di Castellabate. E dicevo dunque, veniamo ai giorni nostri. Domenico, eh, non sei più ass assessore da um, qualche mese, se non vado errato, da un sì. mese più o meno, perché ti sei dimesso. Eh, facciamo un attimo una cronologia degli eventi. Costabile Spinelli, ex sindaco di... Castellabate per poter concorrere alle elezioni regionali si è certo. dimesso nel mese di agosto se non vado errato, sì, sì. Eh, Domenico era un suo assessore, eh, la, eh, il vice sindaco Luisa Maiuri ha preso il suo posto, quindi è un sindaco facente funzioni, certo. però dopo più o meno un mese dalla, diciamo dalla sua, dal suo insediamento Ecco, c'è stato oh, qualcosa che ha fatto innescare in domenico probabilmente ecco, la sua, eh, diciamo così, eh, il termine, il suo termine di amministrativo, dimettendosi da assessore. Perché? Ebbene, eh, direttore, la scelta di abbandonare la giunta e quindi di dimettermi di ass da, da, da assessore avendo pure una delega importante sul territorio di Castellabate, è maturata nel corso degli anni, è maturata nel corso soprattutto dell'ultimo anno, dove sono scaturite de determinate situazioni. Ovviamente, la mancanza di condivisione su temi pur importanti del, della, del territorio e quindi dell'azione politica amministrativa del, del, del territorio, del comune. Ma eh, ciò che in sostanza mi ha spinto a rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore. È un ragionamento che vede proiettare eh, a una situazione, ad un progetto politico futuro eh, ispirato da un, da un unico obiettivo: eh, creare un ricambio generazionale. Quando si chiude un ciclo, inevitabilmente c'è necessità di rinnovare la classe dirigente che si propone di amministrare il territorio del comune e in modo particolare del comune di Castellabate. Quindi è scattato in me questo, questa molla, questa, diciamo così, questa forza e questo entusiasmo di voler eh, creare una, una nuova avventura, un nuovo progetto politico, un'azione politica fondata su alcuni aspetti fondamentali, aspetti eh, basati sul, sulla dinamicità, sulla forza del cambiamento, ma soprattutto sulla concretezza. Vedi io, direttore, nel corso di, della mia attività politica, della mia azione politica, io ho basato mo, molto la mia attività politica sulla concretezza, Cioè, per me fare politica sul territorio essere concreti, cioè dare risposte concrete al cittadino, stare vicino alle sensibilità, ai bisogni di, del cittadino. Quindi, per me è la concretezza, è, la, la, è, è il motivo che mi spinge a mettermi in gioco e a voler costruire insieme ad una squadra di giovani. Ecco perché parlavo di ricambio generazionale dove l'amore, la sensibilità, la, la, dicevo prima, la, la costanza, la presenza sul territorio sono tutti elementi eh, fondamentali che costituiscono nuova, appunto, questo nuovo progetto che è un progetto ambizioso, intraprendente, dicevo, perché comunque c'è bisogno di tanto entusiasmo, c'è bisogno di tanta energia, ma soprattutto di tanto lavoro. E quindi questa è la vera motivazione, non esistono motivazioni Mh, azzeramento della giunta sostituzione dell'assessore che pure sono state sono pettegolezzi sono appunto pettegolezzi fine a se stessi non esistono cioè eh, va, sono le dicerie che si nascono e muoiono lì nell'arco di poco tempo la motivazione reale è che ho deciso di intraprendere un nuovo percorso politico fondato soprattutto su un ricambio generazionale dove L'elemento fondamentale è quello di avere, di creare una squadra dove c'è una sensibilità proprio forte eh, di, di, di amore verso il territorio che si è chiamati ad amministrare, avendo un obiettivo preciso, fondamentale, che è quello di dare un impulso turistico al territorio. Castellabate oggi ha bisogno di creare le basi per parlare effettivamente di un turismo di qualità del territorio. Quindi tutto il programma eh, politico, tutta l'azione politica di, di questa nuova squadra che si va a formare è fondata e imperniata su uno sviluppo turistico vero del territorio, cioè significa creare i servizi, le infrastrutture reali che servono per gettare le basi ad un turismo di qualità e Castellabate ne ha bisogno, perché ha tutti i titoli per far, fare in modo che possa essere un territorio eh, ambito, ma non da tutti, deve essere un territorio, come dire, d'élite, eh, e quindi c'è bisogno di servizi di qualità, e quando parlo di servizi di qualità mi riferisco ad esempio alle infrastrutture che sono legate allo sviluppo turistico del territorio, quindi mi riferisco alla creazione di aree di parcheggio ad esempio, a una programmazione su quelle che sono le, le attività legate alla mobilità. Perché no? A Una mobilità sostenibile del territorio, a una riorganizzazione di quelle che sono la mobilità urbana affiancata ad una mobilità extraurbana del territorio. E quando parlo di una mobilità extraurbana, non mi riferisco solamente a Castellabate, ma a tutto il territorio cilindano, cioè, noi abbiamo il privilegio di arrivare il freccia rossa nei miei periodi estivi di arrivare nella stazione Agropoli Castellabate ebbene io sfido chiunque tutte le realtà turistiche del territorio non nessuno e lo dico con forte rammarico lo dico con la consapevolezza di aver fatto parte di un'amministrazione, nessuno è stato in grado di organizzare un trasporto, una, organizzare una mobilità urbana, extraurbana dalla stazione di Agropoli a Castellabate, ma così pure per gli altri comuni. Quindi sono quelle situazioni che vanno sicuramente centrate, vanno individuate e soprattutto c'è bisogno della soluzione, perché la critica fine a se stessa non fa mai bene, c'è bisogno sempre di trovare la soluzione. e noi Spinti da questa forza di volontà cerchiamo di programmare e di realizzare. E allora Domenico, da quello che percepisco mi sembra di capire che è già pronta magari o è in, in attività una formazione di una lista eh, che appoggi Domenico Di Luccia eh, candidato a sindaco? No, questo è un ragionamento molto più alto, un ragionamento che si deve costruire c'è bisogno di rimanere sempre con i piedi per terra, perché è importante costruire la squadra, è importante costruire l'entusiasmo, perché è importante creare l'entusiasmo, è importante lanciare un messaggio, che è un messaggio di crescita, ho parlato prima di ricambio generazionale, cioè una condivisione di un tema, poi mh, io sono a disposizione della comunità l'esperienza eh, a mio vantaggio rispetto forse ad altri e sono a disposizione della, della comunità sono a disposizione dei miei cittadini poi il ruolo ovviamente eh, non so in quale veste non so in quale ruolo però continuerò attivamente e mi prodicherò affinché il mio, la mia terra castellabate possa crescere sempre di più ecco allora adesso entriamo un po' nel nel dettaglio, diciamo così, eh, del dialogo politico, perché magari i cittadini eh, di Castellabate e quindi di tutto il territorio vorranno sicuramente saperlo, con quali eh, consiglieri eh, e non solo, assessori e, e tante altre persone che si occupano di politica stai attualmente dialogando più spesso? Io... Uno dei miei, ho tantissimi difetti, però uno dei miei pregi è quello di aver avuto un ottimo, un, ottima, come dire, un, un ottimo rapporto di amicizia con tutti gli amministratori di maggioranza e di opposizione, proprio perché è importante chi condivide un percorso politico improntato alla crescita del territorio non può fare a meno di avere un rapporto di amicizia, un rapporto di collaborazione, di leale collaborazione, soprattutto poi in questa fase, in questa fase dove ovviamente tutti i territori sono interessati da questa pandemia e quindi yeah. in questa fase importante non c'è maggioranza e minoranza che tenga, cioè è importante la, proprio in questa fase la collaborazione, perché proprio i cittadini devono avere delle guide solide in questo periodo di emergenza. Basta guardare che cosa succede nel mondo della scuola, le difficoltà che hanno i ragazzi, le difficoltà che hanno i genitori, gli insegnanti, il personale della scuola per programmare le attività didattiche, le, le attività della scuola. E mi riferisco alla scuola, le attività commerciali che vivono un disagio. E quindi proprio in questa fase c'è bisogno di collaborazione, di unione. La, la diatriba politica deve appunto passare in secondo piano perché in questa fase è importante la collaborazione e la coesione perché i cittadini devono avere un messaggio di unità di unione e soprattutto di collaborazione ritorno alla, alla, alla tua domanda eh, io dialogo con tutti e in modo particolare con eh, le, le persone che hanno entusiasmo per il territorio, non dialogo assolutamente, per me è chiuso il ragionamento con le persone che non, non mettono al primo posto la crescita economica, politica, sociale, turistica del nostro territorio, dialogo con quelle persone che sono sempre state impegnate. Nell'attività sociale, nell'attività turistica, in tutte quelle attività che hanno determinato, anche aggiungendo un piccolo tassello, la crescita di, del nostro territorio. E quindi queste sono le persone che vanno, eh, come dire, invogliate a partecipare a un ragionamento nuovo. Perché è da loro che si riceve il giusto apporto, il giusto entusiasmo, la giusta energia per andare e costruire una squadra di persone che effettivamente sono impegnate per la crescita del territorio. È un ragionamento ampio, però ci stiamo lavorando. Ampio e molto equilibrato. Speriamo certo. però che adesso mi risponderai in modo più approfondito sulla possibilità di candidatura di altri a sindaco quindi di altri politici eh, penso tu eh, possa insomma immaginare oppure calcolare eh, la discesa in campo di qualcuno secondo te ecco, Luisa Maiuri proverà a candidarsi a sindaco lo stesso eh, Maurano che è stato qui ospite da noi probabilmente si candiderà la stessa domanda va su Marco Rizzo che eh, a mio modo di vedere, forse ha fatto una prova durante le regionali per valutarsi, per contare i suoi voti, e è lo schiavo che pure ci ha provato l'ultima volta, ma è stato battuto con, da Postabile Spinelli. Secondo te, tra questi, chi concorrerà in modo proprio eh, pungente eh, verso la candidatura? Direttore, ti rispondo con una battuta, in questo momento siamo, siamo, ci sono più generali che soldati a combattere. E ovviamente le ambizioni di ognuno di noi ci sono, le ambizioni dei singoli cittadini sono tante e ognuno di noi cerca di mettersi in gioco e di dimostrare attraverso la propria storia politica, attraverso le proprie azioni, attraverso la propria attività politica, cerca di dimostrare ovviamente in un ruolo diverso eh, ciò che si può realizzare effettivamente per il territorio. Le voci sono, sono tante, io non mi sono esprimere. plausibili però quei, Posso, quei nomi? Sicuramente Insomma, sicuramente. alla fine si troverà la, una sintesi perché è improbabile. Per un territorio eh, non molto grande, eh, siamo appena eh, 9000, 9.000 abitanti per un territorio non così vasto dal punto di vista demografico è improbabile la presenza di 4 o 5 liste, quindi alla fine ci sarà sicuramente una sintesi sui programmi, sugli obiettivi, su, o, o sulla omogeneità della squadra e quindi alla fine penso che il, il senso di responsabilità prevarrà. E quindi sicuramente si arriverà ad una sintesi fra tutti questi candidati ovviamente ognuno ha le proprie ambizioni ed è bello coltivare le ambizioni e quindi credere fino alla fine in un determinato progetto poi alla fine prevarrà sempre il senso di responsabilità e quindi di attenzione verso il territorio questo è quello che immagino e questo è quello che mi auguro perché poi alla fine una, una battaglia eh, fra tante liste, fra tanti candidati sindaci non produce niente, produce solo divisione, frammentazione e quindi non si va da nessuna parte. Io comunque, eh, Domenico, ho la sensazione che sarà una battaglia all'ultimo voto, eh, per questo eh, ecco, già è cominciata la mia passione, naturalmente solo una passione. Nel seguire le vicende politiche di Castellabate perché, ripeto, l'anno prossimo si tornerà al voto per eleggere il nuovo primo cittadino. E quindi, secondo me, sarà una battaglia davvero interessante e eh, suppongo sarà anche molto intelligente perché, comunque, eh, tutti i candidati sono delle persone concrete, insomma, e, e mirano ecco, allo sviluppo del territorio ma eh, veniamo ecco, al comune di Castellabate lo abbiamo appena detto 9000 abitanti eh, è come se fossero comunque più paesini perché è un territorio difficile certo. da amministrare io oh, lo conosco ormai dal lontano 2008 perché lo frequento eh, non solo perché mi piace tantissimo come territorio ma anche per, eh, diciamo per lavoro perché eh, le, le varie amministrazioni di Castellabate eh, prima di Spinelli c'era eh, il professor costabile Maurano e eh, ecco, si serviva eh, dei servizi di comunicazione di Cilento Channel e quindi posso dire che conosco bene il territorio e per me sono davvero tutti amici. Ma tornando a questo territorio, eh, le varie frazioni, eh, vedi San Marco, eh, Ogliastro, Marina. Castellabate sopra il paese, insomma arroccato sulla collina, eh, la zona Alano, eh, Lago, ecco, sembrano tutti comunque sì. piccoli agglomerati, piccoli paesi che, ahimè, dobbiamo dirlo questo. Eh, a volte eh, viene fuori anche il discorso campanilistico: esiste ancora Domenico, secondo me, in questo territorio, oppure no? Questa è la prima domanda, e poi la seconda è. Quale frazione ti preoccupa di più dal tuo punto di vista politico per ottenere eh, diciamo un consenso? Io penso che l'aspetto la, campanilistico, che pure fa parte del ragionamento di ognuno di noi, sia stato superato abbondantemente perché non appartiene più alla mentalità eh, soprattutto di noi giovani poteva essere un ragionamento di 30-40 anni fa, ma è stato superato abbondantemente, le elezioni politiche amministrative, e mi riferisco alle ultime elezioni amministrative, lo hanno confermato, le scorse pure. E quindi il discorso camp campanilistico, la rivalità tra le frazioni, chi deve emergere, è stato abbondantemente superato. Questo te lo dico perché non ho avuto prova, non ho avuto contezza né in questa mia esperienza amministrativa. Eh, sussiste ovviamente eh, eh, l'attenzione che necessariamente bisogna riservare ad ogni frazione del comune, ogni frazione. Alle sue peculiarità, alle sue problematiche, alle sue, appunto, ehm, ai suoi disagi, ai punti deboli. ai punti, deboli e quindi ogni, punti di forza. Eh certo, e quindi ogni frazione deve essere valorizzata in quelli che sono gli aspetti da valorizzare, va preservata e va attenzionata in quelli che sono gli aspetti, di, diciamo così, di disagio. E devo dire la verità, il, da quello che ho visto in, nel corso di questi anni, tutte le amministrazioni, e questo lo dico in maniera molto obiettiva, si sono prodigate affinché in ogni frazione ci diciamo così, eh, Fosse quello sviluppo necessario per parlare dell'interezza del comune di Castellabate, fatto di 37,1 km2. E quindi è un territorio molto vasto, sono tantissime le frazioni, quindi va da Punta Licosa fino ad arrivare al lago. In ogni frazione, appunto, come ti dicevo, ci sono delle diverse esigenze, diverse problematiche che pure vanno affrontate. Eh, io dal punto di vista mio personale io ho lavorato in maniera costante in tutte le frazioni del comune di Castellabate, cioè la mia attività ambientale, la mia eh, attività inerente allo sviluppo sostenibile ambientale del territorio mi ha visto presente in maniera... Eh, Radicale, incessante, in tutte, incessante <ride> sì, quasi una presenza costante sul territorio, spasmodica, cioè nel senso eh, fatta di tantissime ore della, del, del giorno, perché è importante. Per poter ottenere dei risultati è importante vivere il territorio, altrimenti il territorio non progredisce, il territorio rimane incessato. E quindi ecco perché e mi sento di aver dato tanto al territorio di Castellabate, ovviamente mi riferisco sempre alla mia attività. E quindi di assessore. di assessore del comune, perché ovviamente poi ci sono tantissime altre situazioni dove al limite si può avvertire il disangio. Però da quello, da, dal mio punto di vista e quindi dalla mia attività eh, per quanto riguarda la, la raccolta differenziata, per quanto riguarda il ciclo di raccolta sul territorio, posso dire con orgoglio di aver eh, lavorato costantemente su tutti i 37,1 km2 proprio per fare in modo che Castellabate eh, avesse quella visibilità dal punto di vista ambientale che... Diciamo così, non si limita solamente al numero, prima ho parlato di una percentuale che è il 75%, 80% di raccolta differenziata, no. Avere un successo in termini ambientali significa dare visibilità al proprio territorio, visibilità al territorio di, eh, che si amministra. Basta ricordare che uh, uh, non appena inaugurammo uh, l'isola ecologica, il centro di raccolta che oggi... È una realtà veramente da fare invidia agli altri comuni che ovviamente eh, funziona. Eh, tu prima hai citato il sistema di premialità che abbiamo inaugurato e quindi sono stati tanti i cittadini del territorio che hanno aderito a questo sistema di premialità avendo una scontistica forte in bolletta. E quindi, eh, oltre a questi, questi successi, diciamo così, e la visibilità che tu dai al territorio che amministri. Parlavo prima delle cinque vele di Lega Ambiente. Oggi, Castellabate, per il quarto anno consecutivo, riesce ad ottenere, ma non perché è il vessillo che tu fai sventolare sul porto, eh, all'ingresso del paese, sia un qualche cosa di così, di, che ti arriva così in maniera eh, spontanea. È frutto di un lavoro. Un lavoro che va pianificato, va programmato e quindi in, eh, i vertici di Lega Ambiente hanno visto la sensibilità, l'attenzione che si riserva al territorio sotto, punti di, sotto questo punto di vista. Questo è il tassello che tu vai a aggiungere la crescita turistica. Parlavamo prima di servizi turistici per il territorio. È inevitabile che uno sviluppo turistico del territorio deve essere legato inevitabilmente a uno sviluppo sostenibile ambientale del territorio perché altrimenti non si può parlare di sviluppo turistico del territorio, quindi si cammina sullo stesso binario per fare in modo che i servizi di crescita ambientali che perlevamo prima, abbiamo attrezzato per esempio eh, il capoluogo, con, eh, ad esempio, eh, abbiamo sperimentato i cestini per la raccolta differenziata e l'abbiamo fatto eh, in maniera sperimentale al capoluogo, a Castellabate il capoluogo, stanno funzionando. Quindi sarà eh, inevitabilmente occasione per eh, estenderli, è un semplice esempio, estenderli su tutto il territorio, perché come funziona la raccolta differenziata nelle singole abitazioni, nelle singole utenze domestiche, così c'è bisogno di sensibilizzare il turista, c'è bisogno di sensibilizzare chi viene sul nostro territorio anche nelle arterie cittadine e quindi è importante fare questo lavoro credere nel certo. lavoro che si fa e quindi eh, intensificare sempre di più quindi è un lavoro che ha, diciamo così, ha visto mh, sotto tutti gli aspetti l'attenzione la, costante su tutte le frazioni del comune di Castellabate Perfetto. Eh, siamo in fase di chiusura della eh, puntata di Comune 4.0, però eh, ancora una domanda sulle elezioni, le ultime elezioni eh, regionali in ordine di tempo che abbiamo appena insomma, vissuto in un certo senso. Come le analizzi? Sei, avevi calcolato eh, diciamo così, il, eh, il numero di consensi dell'ex sindaco Costabile Spinelli? Avevi calcolato i consensi appunto di Marco Rizzo e soprattutto Domenico Di Lucia che ha sostenuto in queste regionali 2020? Eh, le elezioni regionali hanno consegnato, come era prevedibile, un paese spaccato in due, perché inevitabilmente quando ci sono più candidati eh, il paese si frammenta e quindi si crea una frammentazione anche in termini di espressione del voto. Giustamente, come abbiamo visto, non ci sono stati né vinti né vincitori, certo. ma a farne le spese è stato il paese, perché poi bisogna essere obiettivi, guardare la realtà con occhio attento del, di chi effettivamente amministra con attenzione il territorio. Cioè avere un rappresentante in seno al Consiglio regionale significa dare una certa attenzione al territorio e questo non tutti i territori lo hanno compreso. Castellabate, eh, ovviamente per la presenza di due candidati, non eh, è riuscita a polarizzare il voto e quindi è uscito un voto... Frammentato, che ha consegnato, eh, come era prevedibile, dicevo appunto, la spaccatura del, del paese. E quindi, diciamo così, da questo punto di vista c'è stato un forte, un forte rammarico per non aver saputo esprimere un consigliere regionale in seno al Consiglio regionale. La stessa cosa si verificò nelle elezioni politiche quando il territorio cilentano lì non ha saputo esprimere un territorio radicato sul territorio, perché poi sono tutti bravi a venire qui, sul territorio, a carpire o a, come dire, a fare campagna e raccogliere, raccogliere i, voti. i voti necessari per le elezioni però poi all'indomani ti accorgi che quel territorio viene eh, letteralmente dimenticato e quella, quella cosa e quella, quella diciamo così, quell attenzione che ti riservano eh, sporadicamente viene fatta passare pure per un piacere personale a quello o a, quel, a questo o a quel politico o a quell'amministratore. Cioè, le cose per me... Il territorio le merita e devono essere diciamo così, garantite se ad amministrare la regione il centro-destra o viceversa se ad amministrare la regione il centro-sinistra. Quindi è diciamo a farne le spese e il territorio. Quando parlo di territorio non mi riferisco solamente a Castellabate ma rifer mi riferisco a tutto il territorio cilentano perché perdere delle occasioni di questa portata significa consegnare all'abbandono i nostri territori è una cosa che non ci possiamo permettere da questo punto di vista è importante fare un ragionamento sinergico quando ci sono questi appuntamenti eh, extracomunali sovracomunali regione politiche c'è bisogno di una maggiore collaborazione di una maggiore sinergia di una maggiore come dire collaborazione fra eh, le istituzioni per eh, non disorientare il cittadino, ma per orientarlo verso il voto utile per la crescita di quel territorio. Quindi è fondamentale fare questo. E a volte il politico, l'amministratore ragiona in maniera egoistica. Quando si amministra il territorio al di fuori dei confini eh, comunali c'è bisogno di collaborazione perché i territori crescono, noi possiamo fare tutto all'interno dei propri territori, possiamo programmare una corretta raccolta differenziata, possiamo programmare una corretta pulizia dei ritorali, possiamo eh, parlare di tutto. Però quando parliamo di eh, aspetti che oltre, oltrepassano i confini eh, comunali c'è bisogno di collaborazione e quindi lo abbiamo visto per l'ospedale, l'abbiamo visto per eh, la mobilità legata all'arrivo del Freccia Rossa, dicevamo prima. Quindi i successi del territorio si hanno quando c'è una classe politica attenta. Fa gli interessi del territorio, altrimenti, come dicevo, il territorio cilentano viene consegnato all'abbandono. Chi hai sostenuto alle Regionali 2020? Questa è una domanda molto, molto, molto difficile. E ho sostenuto delle, la persona che ritenevo di. Eh, ritenevo di, che eh, diciamo così, potesse dare attenzione, potesse dare la giusta visibilità al territorio. Perfetto, allora per terminare invece un messaggio al sindaco facenti funzione Luisa Maiuri, perché ci sono state delle polemiche, insomma tu che cosa ti senti di dire a lei? No, dal punto di vista mio personale, eh, la mia attività politica, eh, diciamo così, ma proprio per caratterialmente non diciamo, ha mai conosciuto l'aspetto del rancore, l'aspetto della cosa. È l'attività politica che deve continuare, continuare fino alla scadenza naturale. Del, delle elezioni maggio-giugno 2021 come dicevo prima in questo momento in questa fase critica del, della, della società contemporanea è importante la collaborazione quindi da parte mia ci sarà sempre quella necessaria collaborazione per superare questo eh, aspetto critico che sta investendo i nostri territori e quindi mi riferisco dicevo ecco, prima. Scusami, scusami tanto uh, quindi tu adesso essendo in consiglio comunale sei consigliere Indipendente. Ah, ecco, sei un indipendente. Quindi. Consigliere comunale indipendente. Io ho rassegnato e consegnato le deleghe dimettendomi di assessore, Nazione Forte, perché non tutti lasciano la sedia da uh, la sedia assessore. C'è certo. stata una spartizione di poltrone. Soprattutto, perdonami, soprattutto nel momento in cui eh, essere un personaggio. diciamo, influente tra virgolette perché comunque amministratore in una campagna elettorale non è da tutti nel senso che a me non conviene andare via perché eh, siccome c'è una campagna elettorale essendo all'interno di un'amministrazione suppongo certo. che il politico ragioni in questi termini ovvero se vado via non posso più usufruire magari dei miei poteri per in un certo senso avere maggiore anche leva, visibilità, visibilità e spessore su un ipotetico eh, cittadino che dovrebbe poi votarmi o certo. sbaglio io non lo so Sì, sicuramente eh. fa, parte della, le, sì, una, e, fa parte della dinamica della fa parte della dinamica dell'azione politica eh, la mia è stata una, una, una scelta coraggiosa eh, te l'ho detto prima, eh, avendo, avendo quella finalità unica che è quella di creare un nuovo progetto politico eh, fondato su un ricambio generazionale, quindi è una scelta che non so se alla fine mi darà ragione, io ci credo. E con forza la porto avanti perché eh, coltivare le proprie ambizioni, coltivare il proprio eh, entusiasmo politico è necessario. Quindi deve essere messa in discussione piena anche la collaborazione, collaborazione, con collaborazione nella fase emergenziale. Quindi ho detto prima: non, non c'è maggioranza e opposizione che tenga in questa fase, adesso dobbiamo correre tutti nella stessa direzione. La diatriba politica, lo scontro politico lo, eh, facciamo, eh, diciamo così, lo consegniamo in una seconda fase e lo, facciamo, diciamo così, lo parcheggiamo per il momento, perché in questa fase è importante la collaborazione istituzionale. E noi ti dico la verità: eh, seguiremo soprattutto il dibattito politico sulla progettualità e sulla programmazione, certo. ovvero da quello che mi è sembrato di capire Domenico Di Luccia punterà tanto sulla, sui servizi turistici certo. quindi su un sistema nuovo turistico, questo mi sembra certo. di aver capito, quindi I sarebbe turistici. interessante, perdonami se ti interrompo, eh, quando ritornerai magari la prossima volta perché ho idea, lo dico adesso ai nostri telespettatori, di sentire un po' ehm, ecco i personaggi politici di eh, Castellabate su, sulle tematiche, su questa nuova campagna elettorale che si apprestano ecco, ad, eh, in un certo senso a, a, a seguire fino all'anno prossimo, quindi perdonami se ti ho interrotto, no, ma figurati. ci tenevo ecco, a far capire anche ai nostri telespettatori che eh, le nostre, diciamo, i nostri incontri politici lideranno certo. soprattutto a far capire delle idee politiche perché poi domenico diciamoci la verità l'emergenza Covid-19 ci deve far pensare in modo diverso ormai certo. l'abbiamo capito tutti la crisi è, è profonda signori miei quindi dobbiamo anche pensare a un nuovo modo di vedere le cose e quindi a un nuovo modo di fare politica no? certo sicuramente ecco perché parlavo di una collaborazione istituzionale tra i vari attori protagonisti che siedono in Consiglio Comunale, quindi maggioranza opposizione, devono collaborare affinché questo periodo di crisi possa essere superato. E le, le attività, un appello alla solidarietà alle tante attività che sono costrette a, diciamo così, da questo periodo. A veder diminuire i propri guadagni. E quindi anche un appello che lancio ai miei cittadini e ai cittadini del territorio cilentano è quello di non far sentire solo queste attività che vivono questo disagio, quindi cerchiamo di, eh, anche attraverso delle azioni concrete, spendendo semplicemente in un'attività del proprio territorio, eh, facendo sentire la vicinanza, quindi non solo una solidarietà di facciata, ma anche una solidarietà diciamo così, a livello economico, in modo tale che tutti insieme, unendo le forze, le istituzioni, i cittadini, riusciamo a superare... Questa emergenza, sperando che finisca presto, in modo tale che si ritorni presto alla normalità e possiamo fare una bella campagna elettorale entusiasmante, coinvolgente e soprattutto eh, dinamica. Castellabate è pronto, noi siamo pronti, l'entusiasmo è importante manifestarlo. E I cittadini devono conoscere quelle che sono eh, le novità che le attendono di qui a breve e quindi. L'azione la, la, politica continua con una grinta in più e cercando di centrare appieno gli obiettivi che ognuno di noi si è prefissato e fanno parte della, della propria, della, del proprio carattere e della propria ambizione. Benissimo allora con queste ultime parole di Domenico Di Luccia io ti ringrazio, terminiamo il grazie programma te. incontro promettendo che ci, ce ne saranno altri sempre con Domenico, ma anche con gli altri politici di Castellabate. Grazie a te. Ti ringrazio, un saluto a tutti i telespettatori e ci rivedremo presto. Grazie, grazie a te, direttore. Grazie Domenico Di Luccia, soprattutto perché eh, davvero abbiamo parlato senza filtri, Domenico si è prestato assolutamente senza. Chiedermi nemmeno di cosa eh, dovessimo parlare, era sottinteso naturalmente eh, che eh, si sarebbe poi parlato di politica, ma anche in generale eh, e soprattutto di programmazione perché quello che ci vuole oggi, eh, al di là dell'inciuccio, eh, diciamo così, noi eh, vogliamo, soprattutto noi di Civento Channel, i fatti non solo nei politici ma anche nelle persone. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a una prossima puntata di. Eh, comune 4.0